La pace del Signore sia con tutti noi. Signore grande e meraviglioso, e noi nonostante tutte le avversità vogliamo dare gloria al Signore, perché ci resta, come ho scritto ieri sera in questo messaggio, ci resta soltanto di pregare e benedire a tutti. Solo così avviene la nostra benedizione, perché avviene il ricambio, come quando lanciamo il buon mela e ci ritorna addosso di nuovo. Questa è come una calamita. Più benediciamo gli altri, più la natura di Dio benedice a noi. Con questo vogliamo scrivere il messaggio di stamattina. Chiamo
grazia. Vogliamo adesso dare spazio alla preghiera, perché il Signore merita anche essere pregato e lodato da noi. Chi ha possibilità chiude gli occhi e prega insieme a me. Gloria a te, Padre Celeste. Alleluia, papà. Buongiorno, papà. Che sia un giorno meraviglioso, Signore. Quest'oggi vogliamo venire a te con tutti i nostri problemi, con tutti i nostri dolori. E come vede, Padre, la mia voce rauca stamattina. Anch'io ho bisogno di te stamattina. Tu sai ciò che mi è successo. Ti chiedo benedizione, Padre. Benedici la mia salute, ogni cosa. Grazie, Padre. E con questo, Padre, voglio portare tutti i miei fratelli e sorelle a te in preghiera, Signore, che possano essere anche loro benedette da te, benedette non soltanto loro, ma anche le loro famiglie, dall'inizio fino alla fine, dal più piccolo al più grande e dal più grande al più piccolo, Signore. Benedici ancora tutte le nostre famiglie. Sì, Signore, stamattina ti voglio presentare ancora mia moglie. Signore, aiutala, sostienila. Benedici ancora mia nuora nella sua gravidanza, aiutala, sostienila. Benedici ancora mio genero, fai che possa trovare la calma, la tranquillità, ogni cosa che possa andare per il verso giusto. Benedici ancora i miei figli, Signore, qualunque cosa abbiano bisogno, i miei nipotini, Signore. Benediceli tutti, sia quelli che sono qui in Germania che in Italia, ovunque sparsi nel mondo. Benediceli, Signore, ancora i miei amici, e mie sorelle, i miei fratelli, i miei nipoti, ancora i miei nemici, se ne abbia ancora qualcuno. Signore, so che sto pregando molto per essere ancora benedetto da te, per avere una pace di amicizia e di tutto ciò che concerne la vita nell'essere unto da te. Padre, grazie. Ti ringrazio, Padre, per ogni cosa. So che tu questa preghiera la accetterai come profumo soave a te gradito. Sostienimi, Signore, ancora durante il lavoro, nonostante il dolore che ho. Fai che sia forte stamattina, che possa passare una giornata meravigliosa. Nonostante tutto, grazie, Padre. Ti ringrazio. Ti lodo con tutta la mia vita, con tutto il mio cuore, con tutto il mio essere. Perché ciò che affido a te, Signore, è come già sostenuto nella tua bontà, nella tua magnificenza. Grazie, Padre Celeste. E grazie ancora per i miei fratelli, sorelle, amici, i miei familiari e per tutti. Benedici ancora tutti quelli che ho messo in preghiera recente, Signore, che possono trovare grazia su grazia in te, in Cristo Gesù. Sì, Signore, ancora ti presento tutti i nuovi amici che ho aggiunto nelle chat, nei gruppi, in WhatsApp, in tutto il mondo del web, che possono essere benedette da te, Signore, che quest'oggi sia una giornata meravigliosa. Come ricordo, Signore, sarà un miracolo meraviglioso.
mi ricorderò e ci ricorderemo per sempre. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù, che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Mia cara nella grazia, vi voglio salutare con la pace del Signore, che possa questa pace trionfare in tutto il mondo, in tutto l'universo. Preghiamo gli uni e gli altri, per ognuno e per l'altro, che questa preghiera possa essere trionfante. La pace del Signore vi abbraccio come faccio sempre e vi bacio, un bacio doppio, triplico. Grazie, Signore. Amen.